Linea diretta, buongiorno e ben ritrovati alla nostra trasmissione di approfondimento. Come ogni giovedì la CGIL risponde, quindi approfittatene, 0422 427 907. L'argomento, come in questo periodo, insomma, siamo soliti fare, approfondiamo quel che succede con ISEE 730 e oggi anche partite IVA, giusto? Buongiorno e bentrovata Monica Giomo, che è direttore dei servizi Treviso SRL. Buongiorno Monica. Buongiorno. C'è Giuliana Maffei, responsabile fiscale servizi Treviso SRL. Ciao Giuliana. E Carla Barel, che è invece responsabile del servizio lavoratori non subordinati della servizi Treviso SRL. Allora, poi c'è Eminenza Grigia che ci controlla, voi non lo vedete, ma c'è l'Eminenza Grigia anche oggi, anche giovedì. Pierluigi Cacco si aggira negli studi di Rete Veneta e controlla tutto. Quindi, allora, intanto ci eravamo lasciati qualche settimana fa, non so se qualcuno, chi ci può dire qualcosa di più su quel che riguarda l'ISEE, la disabilità, la sentenza del Consiglio di Stato, sì. Che novità ci sono su questo? No, ci eravamo lasciati, Giuliana. Sì, c'ero io l'altra volta che avevamo parlato di questa cosa, che in teoria 2 settimane fa ci eravamo trovati, entro il venerdì di quella settimana il Consiglio dei Ministri doveva decidere come procedere col discorso delle novità dell'ISE. Riassumiamo quello che si era detto in precedenza, che il ricorso del TAR del Lazio in merito ai casi di disabilità, come ad esempio il caso in cui una persona abbia l'accompagnatoria, col nuovo ISE viene inserita al pari di un reddito. Il TAR del Lazio aveva contestato questa cosa dicendo che non era da considerarsi al pari. Reddito, sì, esatto. Non era stato fatto al TAR del Lazio dall'Associazione Genitori Disabili. E niente, l'hanno avuta vinta, il 12 febbraio c'è stata la sentenza e il TAR del Lazio ha dato ragione a questa associazione di disabili. Le cose però sono rimaste ferme, si pensava che intervenisse in qualche modo il Consiglio dei Ministri e quant'altro, invece è rimasto tutto fermo. 2 settimane fa dovevano prendere delle decisioni su come procedere con l'ISE. Infatti l'INPS, in previsione di questa decisione, di questa eventuale modifica, aveva tenuto ferme per una 15 giorni tutte le attestazioni ISE per quelle situazioni in cui all'interno vi era un portatore di handicap. Il Consiglio dei Ministri non si è pronunciato, per cui dal lunedì successivo l'INPS cosa ha fatto? Ha calcolato le attestazioni ISE dove all'interno c'erano delle persone con handicap con i criteri precedenti. Okay. Cioè senza farne cumulo come... No, giusto? Lasciando dentro l'accompagnatorie, pensioni di invalidità, quant'altro esenti, viene fatto come prima, come dal 1 gennaio 2015, per cui l'accompagnatoria e le altre, sì, le altre agevolazioni vengono considerate al pari di reddito. Non è stato modificato niente, malgrado la sentenza... Quindi non è una cosa buona? Anche no. Le persone, se infatti c'è qualcuno che dice ma no, voi non dovete mettermele, però cioè, non è un dato che mettiamo noi. Una cosa, non, il governo non prende una posizione e il risultato è che resta a fare cumulo. Sì. Vabbè, questo però non è... Sì, noi non possiamo intervenire, perché la cosa che vorrei far presente adesso a chi ci sta vedendo, perché tanti dicono non sta a mettermelo dentro, ma non è un dato, perché allora l'ISE è fatto una parte da redditi autocertificati, può essere il conto corrente, può essere l'assegno di mantenimento dei figli, queste cose io me le autocertifico. Ok, poi ci sono dei dati che inserisce l'INPS, io mando un flusso con i dati autocertificati, anche la targa della macchina per dire, e poi l'INPS aggiunge ai miei dati autocertificati dei dati che mette lui, fra questi ci sono le varie pensioni, ad esempio la pensione di invalidità e l'accompagnatoria, ma li mette l'INPS? Sì, ma in questo caso però allora oltre al danno è di nuovo una doppia beffa, insomma, no? Perché avevamo detto che c'era, arrivava l'intervento, si sperava, dopodiché... Sì, allora, tutto così. Vedremo. Dunque, intanto, telefonata, pronto? Pronto? Pronto, pronto? Forse è caduta. Noi sentiamo, ecco, molto disturbato. Se c'è, se la recuperiamo fatemi sapere, eh? Questa telefonata, boh, vabbè, ci riproviamo. 0422 427 907, ricordatevi, altre cose che dobbiamo aggiungere su questo? No, allora bisogna aspettare, niente. Bisogna aspettare ancora perché cioè, dovrà partire dal Consiglio dei Ministri e poi a cascata l'INPS andrà, verranno modificate le istruzioni e sarà modificata la procedura dell'INPS. L'effetto quale sarà? Che probabilmente quest'anno si vanno a perdere alcune prestazioni per quelle famiglie, le possono recuperare come, no? Per quel che penso io spero che entro quest'anno arrivino una soluzione e potranno sistemare, dico quel che penso io, le situazioni
sezione 2016, non so per il progresso 2015. Per il 2016 si spera che riescano a sistemare. Certo che adesso stanno fermi perché non è una cosa leggera da prendere in mano, è abbastanza pesante. No, anche perché poi c'erano tutte le associazioni familiari che si erano mobilitate. Sì. Quindi. Allora, quando c'è la telefonata fatemi sapere. Monica, altra cosa invece che è sempre di grande attualità è quella legata al canone RAI. Ho scoperto che ve ne occupate anche voi. In che modo? Sì, allora il canone RAI è una delle novità recentissime perché la legge di stabilità di fatto 2016 ha introdotto appunto la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo nel caso appunto uno sia titolare di un'utenza elettrica e di conseguenza tramite questo meccanismo di fatto chiaramente si va a pagare sostanzialmente il canone. La novità è che da lunedì 4 aprile nel sito dell'Agenzia Entrate è disponibile il modulo che di fatto è abbastanza semplice e che può essere compilato da tutti coloro i quali di fatto dichiarano di non essere in possesso di un apparecchio televisivo oppure anche nel momento in cui ci sono dei soggetti che ad esempio vivono insieme e che sono magari titolari di utenze elettriche separate, quindi io e te siamo di fatto magari viviamo nello stesso nucleo familiare ma siamo titolari di utenze elettriche separate, dobbiamo dichiarare chiaramente che il canone RAI va pagato da uno piuttosto che dall'altro. Sì, qualcuno diceva io pagavo, per esempio è intestato a me il canone RAI, a mio marito invece la bolletta elettrica, quindi era uno dei casi per esempio oltre esattamente, esatto. Poi chiaramente come tutte le novità magari ci aspettiamo che l'Agenzia Entrate provveda magari come sempre quando si parte con una cosa nuova durante la predisposizione di questo modulo, seppur semplice, magari possono nascere comunque dei dubbi e quindi ci aspettiamo che l'Agenzia Entrate magari attraverso una circolare ne possa dare comunicazione. La cosa importante è che tutti coloro i quali si trovano in questa condizione e chiaramente non sono in possesso di un PIN personale per poter fare l'operazione direttamente in maniera autonoma attraverso il sito dell'agenzia possono rivolgersi alle nostre sedi CAF e noi provvediamo chiaramente a predisporre il tutto. Ricordo che essendo un anno di avvio, il 2016, l'agenzia prevede comunque la possibilità di presentare questo moduletto anche di spedirlo tramite raccomandata e il termine è il 30 aprile 2016 per chi utilizza lo strumento cartaceo raccomandata. Diversamente in via telematica, quindi affidandosi a un centro come possiamo essere noi, a tempo fino al 31 maggio. Quindi questo modulo si trova all'interno del sito dell'Agenzia Entrate, la prossima settimana vedendo un po' se però se partiamo, aiutate anche voi eventualmente nella compilazione. Sì, questo è il concetto. Questo fa sempre comodo. Allora mi dicono c'è un'altra telefonata, abbiate pazienza magari a attendere qualche istante, quello ve lo chiediamo. Pronto? Pronto? Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, stavo per mettere giù, non mi richiamavate più. Io mi chiamo Michele, chiamo da Annone Veneto. La mia è una domanda semplice. Una malattia cronica invalidante di anziano è percepita come un'accompagnatoria di ISEE e quant'altro oppure non ha diritto all'accompagnatoria? Una malattia invalidante cronica. Cronica da anziano, di un anziano. Posso provare? Sì, Giuliana. Ma avete mai fatto visite con l'INPS in merito per richiedere questa accompagnatoria? Ancora no. Perché dovrebbe provare a fare la visita, dovrebbe parlare col medico di condotta che deve fargli una richiesta. Sì, il medico di base, scusi. Che deve fargli un certificato, fa l'invio telematico e dopo dovrebbe presentarsi al nostro patronato INCA per fare la richiesta. Dopo un paio di mesi verrete chiamati, farete la visita e in base a quello decideranno, perché là dipende da persona a persona, gradi. Da quale grado di invalidità e quant'altro? Sì. Ma al momento non ha nessuna invalidità? Sì, al momento ha l'invalidità, ma non è classificata perché non avendo fatto visite appropriate ovviamente c'è l'invalidità, ma è così generica, senza
Beh, insomma, signora, provi con questo percorso che le indicava Giuliana, va bene? Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno Michela, buongiorno. Allora, se ci sono altre telefonate le passiamo subito, tra poco appunto ne sentiremo altre. Iniziate a prenotarvi, lo diciamo sempre. Oggi, Monica, torniamo a dare alcune indicazioni, anche perché siete in piena campagna, insomma, abbiamo detto sempre fiscale per quel che riguarda... C'è una proroga per il 7.30? Ma notizie sì, di queste ore? Sembra, attendiamo. Cioè? Sì, nel senso che già dall'anno scorso sappiamo che la scadenza per la presentazione della dichiarazione 7.30 è stata posticipata dal mese di giugno, di fatto con le varie proroghe, al 7 luglio, in questo caso 2016. Stiamo attendendo, e sembra che sia prossimo l'emanazione di un DPCM che consolida e sposta definitivamente la scadenza al 23 luglio. Chiaramente la volontà, diciamo, degli operatori del settore è quella di stabilizzare questa scadenza e quindi di fatto di renderla ufficiale e nota fin dall'avvio dell'attività, senza arrivare come l'anno scorso, in cui di fatto siamo arrivati a 7 giorni dal 7 di luglio e l'agenzia ci comunica che di fatto il termine è più lungo. Naturalmente questo permette sia a chi diciamo offre il servizio, ma anche agli utenti stessi, di sapere di avere un tempo più ampio disponibile per poter predisporre la dichiarazione. Noi di fatto siamo già operativi, perché i nostri sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì per offrire questo servizio, quindi chiunque volesse approfittare chiaramente può passare di persona oppure telefonare e fissare un appuntamento, e in quel tempo chiaramente daremo alla persona tutte le indicazioni e però insomma la proroga potrebbe essere, diciamo, la chiusura il 23 luglio per il 7.30, questo in base alle ultime novità. Sì, c'è anche qualcosa che riguarda gli 80 euro che vogliamo dire poi dopo? Allora ve lo chiedo tra pochissimo, prima c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego. Salve, allora io volevo porre una domanda che mi trovo su una situazione un po' particolare. Ho avuto un infortunio sul lavoro nel 2011 e praticamente ho avuto un aggravamento di infortunio, sono ancora in infortunio da 4 anni e mezzo perché ho avuto un'amputazione di una gamba sinteticamente. Caspita. Parlando, vabbè. Mi scusi perché sono un po' emozionato. Ma di che? Per la situazione. Nel frattempo di questo infortunio la ditta ha fallito, quindi ho avuto la possibilità di rientrare nel progetto di come si può dire, ammortizzatori sociali, cosa intende? Bravissimo, ammortizzatori sociali con la legge 236 mi sembra, entrare in mobilità, ecco, non mi veniva a fare. Naturalmente la mobilità io non l'ho mai percepita perché mi trovo in infortunio, così mi ha detto l'INPS. Volevo capire, c'è una data ben precisa che la mobilità venga chiusa, oppure essendo appunto in infortunio, nel frattempo dell'infortunio la ditta ha fallito, mi ritrovo iscritti alla lista di mobilità e comunque non ho percepito nessun compenso economico di mobilità, c'è una data che io devo come scadenza, diciamo, come scadenza, oppure alla fine dell'infortunio automaticamente rientro in mobilità? Perché ho provato a telefonare anche all'INPS di Treviso, però non mi danno una risposta ben precisa. Allora, aspetti. Guardi, io penso proprio di poterle dire che chiaramente non siamo noi competenti nella materia, quindi rischieremo di darle un'informazione non corretta. Se lei cortesemente può lasciare il suo riferimento ai colleghi in regia, provvedo magari a verificare direttamente con i colleghi del patronato INCA e comunque della Camera del Lavoro e le posso dare la risposta chiaramente rispetto magari alla sua posizione. È la cosa migliore da fare, perché chiaramente è una domanda pertinente su un aspetto di cui magari noi non ci occupiamo direttamente. Va bene? Sì, certamente io... Sì, se vuole lasciare... Hanno già il recap del telefono. Perfetto, benissimo, grazie. Allora ci sentiamo più tardi. Ottimo, allora vi contatterete. Grazie, buona giornata. Così diamo una risposta anche extra a questa mezz'ora del giovedì. Allora, 80 euro, che cosa bisogna dire sugli 80 euro? Ma
In questi giorni c'è giravoce, fra virgolette, che gli 80 euro vengono estesi anche ai pensionati. Ai pensionati, con quindi grandi titoli, esatto, sulle pensioni minime cosiddette. Questa al momento, che potrebbero essere estesi per il 2016, alle pensioni più basse non ha specificato i limiti, se sono pensioni minime o quant'altro. Però la cosa sembra abbastanza interessante e ha suscitato abbastanza interesse. Allora, lo aveva già detto allora, che gli sarebbe piaciuto, ti parlo di Renzi, sarebbe piaciuto estenderlo. L'ha detto en passant in questa famosa chiacchierata sui social network e da lì sono arrivati grandi titoloni. Bisogna trovare, credo, almeno 2 miliardi no, all'anno. Eccolo qua. Entro il 2018. Entro il 2018. Io credevo voi voleste dire qualcosa inerente invece alla dichiarazione dei redditi sul bonus degli 80 euro. Bisogna dire qualcosa. Sì, no, perché se la cosa è stata presa un po' leggera, tutti felici di prendere gli 80 euro, però ci sono state tutta una serie di cose che magari è bene riprendere, perché comunque gli 80 euro vengono dati in automatico dal datore di lavoro. Il datore di lavoro non ha obbligo di verificare se il dipendente ha altri redditi. Per cui ci potrebbero essere dei casi in cui vi sia obbligo di fare restituirli. Di restituirli. Allora, innanzitutto bisogna ricordarsi che questi 80 euro vengono dati solo a chi ha redditi da lavoro dipendente, oppure potrebbe avere mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, alcuni redditi assimilati tipo cococò, lavori socialmente utili. Se un contribuente ha solo redditi da pensione, per il momento non ne ha diritto. Se avesse un misto pensione e lavoro, ne ha diritto per i giorni di lavoro dipendente. Non è cumulabile il reddito complessivo, per cui non fa reddito, è un credito. E ne ha diritto chi ha un reddito inferiore, diciamo sotto i 24.000, esatto, prende gli 80 euro per intero. Chi è tra i 24 e i 26 bisogna fare un conto particolare e gli spetta in percentuale, insomma, non per intero. Allora, la cosa importante che vorrei far presente, allora, abbiamo già detto diverse volte, ad esempio, che le badanti, essendo che la famiglia non fa da sostituto d'imposta, per avere, hanno diritto anche loro innanzitutto, agli 80 euro, per avere riconosciuto il diritto degli 80 euro devono fare la dichiarazione dei redditi, o il 730 senza sostituto, al modello unico, e questo è una situazione di vantaggio. Però poi ci sono quelle situazioni in cui magari devono restituirlo, ad esempio se io ho due lavori part time, okay? Essendo che, come ho appena detto, il datore di lavoro non ha obbligo di verificare i requisiti, al 99% gliel'hanno dato tutti e due i datori di lavoro, per cui in questo caso invece lui doveva avvisare uno dei due di dargli questa detrazione, questo bonus, e l'altro no. Ecco. Sicuramente l'avrà preso doppio, per cui deve sanare la situazione in dichiarazione di redditi. Ma voi lo scoprite quando vengono eventualmente a fare la dichiarazione di redditi? Sì, perché c'è una casellina momento, dove è specificato. Esatto, gli si dice attenzione, qua bisogna agire. A prescindere che chi ha 2Q dal 99,9 deve fare dichiarazione dei redditi, se non sono stati conguagliati. Ok. C'è il conguaglio degli 80 euro. Sì, c'è il conguaglio degli 80 euro, sicuramente dovrà tornarli. Anche un altro caso che noi abbiamo rilevato è che, ad esempio, quando io ho un'indennità tipo disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, l'INPS anche lui me li dà a prescindere. Per cui non è che l'INPS si comporta diversamente dagli altri sostituti, perché se io ho avuto un lavoro fino a giugno e dopo sono andato in mobilità in disoccupazione, anche là bisogna capire come me li ha dati e come non me li ha dati. Oppure posso avere un'indennità sovrapposta a un lavoro dipendente, anche là succede che mi tocca restituire questo bonus. Per cui bisogna fare attenzione quando si hanno più CUD anche al discorso, anche se magari sono bassi, al discorso della cumulabilità di questo bonus. Allora, altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, e volevo fare una domanda alle signore. Sì. E non è inerente al 730, però la pensione di mio marito. È questo, che si è trovato, sì, con una cifra irrisoria, per l'amore di Dio, di 6 euro in meno nella pensione di questo mese. Allora io mi sono informata, mi è stato detto che il nostro comune ha applicato un'ulteriore addizionale. In sostanza noi abbiamo l'addizionale regionale, l'addizionale comunale e un'altra addizionale comunale. Scusate, il comune può mettere, alla mattina si alza, si gira e mette l'addizionale che vuole?
questo mi è stato detto dal sindacato della concorrenza. Senta, ma posso chiedere il comune o l'ho già detto? Non ho sentito. Il comune di Codroipo, provincia di Udine. Ah, Codroipo. Sì. Udine. E quindi ci segue la Friulenza Giulia. Sì, sì. Non lo so, ragazzi, questo io credo che dipenda, a parte che è regione a statuto speciale, tra l'altro. Esatto, quindi, esatto. Sì, che poi devo ancora sapere che privilegi abbiamo noi. Ma intanto che vi pagate tutta la sanità, comunque. Infatti, no, adesso i 10 euro della ricevuta ce la paghiamo comunque. Del ticket, cosa intende? Ticket sanitario? No, abbiamo i ticket sanitari, però se uno va a farsi un prelievo, una volta, almeno fino a poco tempo fa, la ricetta, pagavi il ticket, però oltre che il ticket pagavi 10 euro per ricetta. E quindi questo non... diciamo in vigore, ecco, questo ticket. Infatti... Comunque, secondo me, perché il comune ha ritoccato l'addizionale IRPEF comunale, quindi probabilmente essere, per quello. Credo, poi non sappiamo il caso. Sì, no, io non sono andata, però addirittura all'INPS, ho chiesto informazioni all'INPS, l'impiegato mi ha dato una risposta talmente, fra virgolette, demenziale, perché mi ha risposto che la... siccome il costo della vita è diminuito, la pensione è diminuita di 6 euro per cui. Comunque, signora, lei ha due voci. Fantozianamente una boiata pazzesca, essendo più gentili, credo. Sicuramente, probabilmente, le dico perché non so Codroipo, hanno rivisto le aliquote delle addizionali e comunque nel Q c'è sempre acconto e saldo, per cui lei non è che ha due addizionali, ha il saldo, deve chiudere ancora il 2015 e c'è l'acconto per il 2016, non è che ha due addizionali. Mi scusi signora, io mi riferivo perché sono andata all'INPS e ho chiesto la specifica, diciamo, della pensione del mese di marzo. Sì. E quindi mi è stato risposto così. In sostanza io ho due addizionali del comune. Sì, ma lei pensa regionale, addizionale comunale. Esatto, questo le è stato risposto, ho capito. Esatto. Va bene, grazie mille signora, in bocca al lupo. Vedremo di capire di più. Forse la partenza della rata probabilmente, quindi c'è la concomitanza. Ma perché da marzo che hai? La concomitanza del mese in cui hai saldo e parte anche la conto. Quindi per hai cui due voci, ti sembra di avere in realtà una doppia liquida, ma invece in realtà quella, esattamente, sì. Poi il mese prossimo avrà soltanto la conto e basta, il saldo non per c'è la più pensione, perché per qualche mese sì, accavallano, sì, però è sempre una. Allo SPCGL, quindi bisogna vedere che si rivolgesse alla signora. Allora, intanto Carla, ci dici qualcosa anche tu invece per le partite IVA? Sì, per la dichiarazione dei redditi, cosa... Dichiarazione dei redditi, noi adesso dobbiamo parlare di modello unico. Unico. Assolutamente non possono fare il 7.30 in quanto titolari di partita IVA, perché insieme al modello unico va inviato anche la dichiarazione IVA e la dichiarazione IRAP. A parte un discorso sull'IRAP, che ci sono sentenze, soprattutto per le piccole imprese o per il professionista, che è sempre il dibattito cruciale. Si versa o non si versa questa IRAP? Da più sentenze degli ultimi anni, soprattutto per i professionisti, c'è l'idea di non versarlo, di non versare questa imposta, in quanto non hanno una stabile organizzazione, il che significa che ad esempio che non hanno dipendenti come liberi professionisti o le piccole imprese, e naturalmente a livello di beni strumentali, che quello determina la stabile organizzazione, di solito fanno riferimento ai beni strumentali indispensabili per l'attività lavorativa. Quindi è un dilemma, ma stiamo ancora aspettando una pronuncia da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché rimandano sempre per capire se per queste tipologie di professionisti o piccoli imprenditori siano esonerati dal versamento dell'IRAP. Perché è vero che sul reddito netto, quindi sull'utile che loro hanno, c'è una franchigia di 10.500 euro, sulla differenza si va a pagare l'imposta. L'imposta è pari al 3,9%, naturalmente versando in dichiarazione dei redditi poi con gli acconti, però sommando l'IRAP, addizionali, INPS, dei contributi previdenziali. Però il rischio che si scopre tra qualche tempo invece che dovevano pagare che devono l'IRAP e quindi gli avevano trovare no? Che devono trovare il discorso anche del...
dove prendere questi soldi, perché chiaramente rientra in un gettito minore. È chiaro che ad esempio per alcune sentenze, tipo i medici che si sono pronunciato anche un po' l'Agenzia delle Entrate oltre alle sentenze, magari questi non si applica l'IVA. Per altre figure è chiaro che è sempre consigliabile far versare l'imposta, eventualmente far domanda di rimborso. Non vengono considerati evasori, diciamo, in questo momento? Okay. No. Proprio perché non c'è chiarezza. Ci sono delle sentenze chiare che fa riferimento, però il consiglio è sempre quello: o si prendono la responsabilità per alcuni, voglio dire, che sono a dubbi, che non vogliono pagare l'imposta, altrimenti pagare l'imposta e chiedere il rimborso, anche se giacciono ferme da anni queste. Sappiamo dei tempi magari dell'agenzia. Del rimborso. Sì, ma poi soprattutto per quanto riguarda l'IRAP. Quindi diciamo che le scadenze che andiamo ad affrontare è la dichiarazione dei redditi e sicuramente magari con la proroga del 7.30 e quindi scatterà anche la proroga per il versamento, perlomeno senza nessuna maggiorazione dello 0,4 per questi contribuenti che devono fare il modello unico. Abbiamo delle scadenze nell'immediato, che scade l'11, quindi lunedì prossimo, lo spesometro. Ecco, sarebbe l'elenco clienti fornitori. In pratica i titolari di partita IVA, quasi tutti, sono esonerati soltanto i contribuenti minimi o quelli che hanno aderito al regime forfettario. Di partita IVA. Di partita IVA, che non hanno questo adempimento. Cioè lo spesometro. Esatto, perché devono comunicare sempre con un modello che viene inviato all'Agenzia delle Entrate telemetricamente tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA. Sia per le cessioni di beni, sia per le prestazioni di servizi ricevute o emesse. Quindi rientrano tutte. Sono escluse da questo adempimento alcune prestazioni, ad esempio mi viene in mente tutto quello che riguarda la telefonia, che viene applicata non un'IVA del 20 ma un articolo 74 del DPR del 6.33, perché è già un'imposta assolta alla fonte, è un dato che comunque l'Agenzia delle Entrate è già a conoscenza. Per quello. Perché non rientra nello spesometro, perché già controllano. Perché è già controllato come l'ISI, come altre tipologie, come la fatturazione elettronica, perché essendo una fattura inviata nei confronti della pubblica resta traccia, quindi viene esonerato, è un doppio adempimento. Sarebbe anche il nostro obiettivo, diciamo, la lotta all'evasione fiscale, credo di aver capito, lo spesometro in questo senso. Okay. Scusami solo un secondo, Carla, che ci sono alcune telefonate. Pronto? Pronto, sono Luciana. Prego, Luciana. Mio figlio è stato assunto direttamente da una ditta che poi l'ha passato a un'agenzia, come se fosse stato inviato da un'agenzia. Chiedo se è regolare. Se la poi un'altra domanda, posso farla subito o devo aspettare? Le faccio solo una domanda, praticamente l'azienda ha esternalizzato il servizio, credo di aver capito poi, no? Come è capitato, ecco, per i call center. È stato assunto direttamente, ma adesso lui ha saputo che l'hanno passato come fosse stato assunto tramite agenzie. Mi chiedo se è regolare, perché hanno interesse anche a far questo poi le ditte, mi sembra. Ha firmato qualcosa lui, diciamo, no? Si ha? Firmato qualcosa lui? Ah, non lo so, guardi, lui è stato assunto per un mese. Gli hanno rinnovato il contratto per un altro mese, quindi ci aspettiamo che da un momento all'altro resti a casa, perché ormai si vergogna a andare a chiedere lavoro, perché tutti gli chiedono come mai tutti questi licenziamenti, sembra che non sia, che sia uno che non ha voglia di lavorare. Ecco, poi mi chiedo, guardi, lui ha questo contratto che gli viene rinnovato di mese in mese e quando lo licenziano però prende anche il TFR. Allora mi domando quando sarà ora di pensione che il TFR, il poveraccio, ecco, avrà, si troverà una certa riserva di soldi che... Quanti anni ha suo figlio, signora? Scusi? Quanti anni ha? Mio figlio ha 45 anni. Mm.
Non so, Monica, che risposta si può dare, perché intanto il passaggio da un'azienda, da un'assunzione diretta a un'agenzia esterna... Come giustamente hai chiesto tu alla signora, bisognerebbe capire cosa ha firmato naturalmente nel momento in cui è intervenuto questo passaggio. Immagino che la persona o ha firmato direttamente inizialmente un accordo, oppure successivamente ci sia stata la formalizzazione, volevo dire, per indicare... È successo successivamente, perché non se n'è parlato al momento dell'assunzione. Ho capito. Chiaro. Beh, immagino comunque la cosa da verificare è se suo figlio ha sottoscritto qualcosa, cioè nel senso, immagino che questo passaggio comunque sia stato formalizzato, perché il cambio di datore di lavoro comunque deve essere in qualche maniera giustificato. Aggiungere ancora una cosa, lui è stato assunto come invalido. Sta facendo una cura antitumorale e quindi è stato assunto con questa legge di cui non conosco il numero. E anche devo aggiungere una cosa, che è giunto dall'ufficio per l'impiego una proposta di lavoro in base a questa legge sugli invalidi come operaio in una conceria. Io mi chiedo dove sta il buon senso di questa gente. Allora, signora, è indubbio che rispetto anche agli elementi che ci ha riportato, che sono chiaramente anche rilevanti, la cosa, sicuramente un suggerimento è quello di rivolgersi magari direttamente in CGL, in questo caso all'organizzazione, e di parlare con la persona che eventualmente è competente per poter appurare la documentazione che è stata fatta firmare a suo figlio e in maniera particolare anche che il fatto che suo figlio abbia questa invalidità chiaramente porta magari a verificare le condizioni poi per il quale è stato inquadrato. Quindi Luciana, le chiedo se è di Treviso, magari le suggerisco di andare in via Dandolo direttamente. Sono in provincia di Vicenza. Vicenza, immaginavo. Va bene, in via abbiamo la sede della Camera del Lavoro, io ho riferimento eventualmente del collega del CAF e sicuramente possiamo darle eventualmente un riferimento telefonico con signora parlare. Provi alla CGL appunto in provincia di Treviso di Vicenza. Abbiamo un nome, numero, no niente, comunque provi quella di Vicenza, di sede ce ne sono tante anche lì. Intanto in bocca al lupo ovviamente per suo figlio, dobbiamo volare perché sennò abbiamo già sforato. Grazie Luciana, buona giornata. E io volevo ricordare sicuramente una cosa, che da venerdì, cioè da domani, c'è la nuova convenzione con Ascotrade. Sì, potrebbe essere, domani viene annunciata. Anticipiamo, sì, domani c'è una conferenza stampa e l'avevamo già forse anticipato. Però c'è anche una notizia. Di fatto nella conferenza stampa viene formalizzato l'accordo che era già stato siglato e quindi valeva per gli anni pregressi tra Ascotrade e le organizzazioni sindacali per concedere agli utenti uno sconto sulla bolletta sostanzialmente. Ma viene alzata gas. La soglia ISEE, vero? Viene alzata, però siccome giustamente la conferenza stampa viene fatta domani, non possiamo fare nessuna anticipazione, lo diremo. Certo, infatti, sicuramente la soglia, non posso dare cifre, ma la soglia viene alzata, quindi sicuramente il lavoro che è stato svolto, parlo chiaramente per quanto concerne la Camera del Lavoro e quindi la CGL di Treviso, in collaborazione con lo SPI e con tutti i soggetti insomma che si fanno promotori, è quella di aver ampliato la soglia di esenzione in modo tale da poter far rientrare più soggetti e godere chiaramente di questo famiglie. Contributo. Sì, l'importante è sempre ricordarsi di chiedere quali contributi, di quali contributi è possibile godere, perché il lavoro che sta facendo CGL anche con lo SPI è quello di cercare di uniformare, oltre che di alzare chiaramente, le soglie di ISE per poter far sì che più persone, più famiglie rientrino e ottengano più benefici possibili. Quindi chiedere Carla, informazioni. Cosa abbiamo dimenticato invece di quel che ti compete? Vabbè, spesometro abbiamo detto, IRAP, queste cose che si sanno da sempre, ribadisco il concetto che con noi come servizio diamo l'assistenza in toto dall'apertura della partita IVA, quindi la consulenza per aprire la partita IVA, quale regime adottare, perché è vero che dal 1 gennaio 2016 il regime di ingresso, quello naturale per tutti, è quello del regime forfettario, però ciò si può anche scegliere in modi ordinari e in modi diversi, con adempimenti diversi.
quindi siamo in grado, soprattutto per i liberi professionisti, di dare questa assistenza, dalla dichiarazione alla consulenza, alla gestione della contabilità, dei registri, cioè un servizio a 360 gradi. Ok, allora Giuliana, invece con te, ultimissima davvero perché siamo quasi fuori, spese, sì, detrarre e dedurre invece per i figli? Sì, no, era interessante se avessimo avuto un po' più di tempo parlare delle spese scolastiche. Ci rivediamo giovedì prossimo però, se non sbaglio, no? Quindi ci rivediamo giovedì prossimo, quest'anno ci sono tante novità sulle spese scolastiche che vengono divise fra spese asilo, elementari, medie e superiori, da quelle universitarie, poi c'è l'asilo nido, c'è tutta una serie di spese che magari sarebbe interessante approfondire. Se riusciamo. Vuoi che lo facciamo giovedì prossimo? Va bene. Va bene, allora lo ricordiamo che ci rivediamo giovedì, sempre stesso numero di telefono, stesso orario, 13.15, 13.45 più o meno, poi insomma andiamo avanti fino alle 2, quasi quasi, con CGL Risponde. Monica, abbiamo detto tutto, ultime... Sì, ricordo che chi ha bisogno di fissare un appuntamento può passare presso le nostre sedi, il sito www.caf.it, trovate tutti... Con la doppia A. Con la doppia A, trovate tutto il necessario per poter ricordare un promemoria sui documenti per fare la dichiarazione dei redditi, potete scaricare direttamente la delega che è necessaria per la compilazione della dichiarazione 730 per poter ottenere il famoso flusso da parte dell'agenzia, quindi non dimenticare niente e consentirci in qualche maniera di poter verificare i dati in possesso della persona con tutta la documentazione che ci porta rispetto appunto a quello che l'agenzia Entrate ha messo nel contenitore 730 precompilato. Bene, ci rivediamo giovedì prossimo con CGL Risponde alle 13.15. Vi ricordo i telegiornali a partire dalle 18.30 questo pomeriggio, questa serata, e alle 21.05 Focus con il direttore Luigi Baccialli. Grazie, buona giornata.